Benvenuti al chiosco Lo Sguardo di Rai News 24 sul Medio Oriente. Libano. Quanto sappiamo realmente del Libano? Le cronache degli ultimi anni ce lo presentano come unico paese arabo democratico nonostante i suoi contrasti politici e religiosi. Altre volte associamo la sua immagine a qualche cliché medio orientale come libertà oppressa o estremismo religioso. Ma la realtà è ben diversa e Libano, la terra è fertile di talenti creativi e l'arte in ogni sua forma può essere paragonata a quella di qualsiasi stato occidentale, se proprio vogliamo fare dei paragoni. Siamo in collegamento con il nostro corrispondente RAI, Giuseppe Bonavolontà, il capo dell'ufficio RAI a Beirut. Benvenuto Giuseppe. Saluto a voi da Beirut. Giuseppe, intanto c'è presente il tuo ospite? Ti presento il primo dei miei ospiti. Il primo dei miei ospiti è un disegnatore famosissimo in Medio Oriente che ha lavorato per molti giornali e molte riviste medio orientali. Si chiama Savro Jabra, ma in arte, questo va detto subito, si chiama Stavro senza diciamo alcun altro tipo di aggiunte. Quello che posso dirti è che per certo lui lavora da 40 anni nei giornali qui in Medio Oriente, soprattutto con l'Oriente Journal, che è il primo quotidiano libanese di lingua francese. Ha cominciato fin da giovanissimo, se ho ben capito, cioè intorno ai 18 anni quando ha iniziato a fare questo lavoro, non è vero? 18 years when you start with the job. Ci cominciai a disegnare all'age di 18 anni. Ho cominciato a disegnare sì quando avevo 18 anni, bisogna cominciare presto in questo mestiere. Ho lavorato in molte testate libanesi dal 68, 69, non mi sono preso un giorno di vacanza da allora. Soltanto di vignette di cartone legati all'attualità oppure anche delle storie attraverso il Io sono un editorialista, un vignettista editorialista. Cartoni standardi syndicate in New York. E ho lavoro anche a New York e anche le mie vignette sono pubblicate in tutto il mondo, nella stampa internazionale. E in Libano lavoro per 4 testate giornalistiche diverse ogni giorno e questi giornali, queste testate sono sia in lingua araba che in lingua francese e tutte le mie vignette riguardano la sfera politica, non faccio altri generi di vignette. Prima mi occupavo anche di altri generi, di altre questioni. Prima mi occupavo anche della mondanità, della vita sociale, ma ora invece mi occupo solo della sfera politica. Un po' a quella che è la situazione di tutti in questo paese, va detto, perché la politica qui è sempre l'argomento del giorno, soprattutto devo riconoscere tra i giovani che si occupano molto, sono molto interessati alle vicende politiche di un paese che, diciamoci la verità, ha anche sofferto per la politica, ha sofferto 15 anni di guerra civile, tante tragedie che sono state raccontate spesso attraverso il fumetto. Esistono molte riviste che si occupano appunto di fumetti, ma l'altra ospite Saggi...